piacere, sono Francesca Manzia, sono responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma, che è questa struttura che vedete alle mie spalle. Si tratta di un vero e proprio ospedale, noi ricoveriamo ogni anno tantissimi animali, oltre 5.000 appartenenti a specie di fauna selvatica italiana. Queste sono tantissime, diversissime tra loro, dal passero all'aquila, dalla volpe al riccio, al pipistrello, alla tartaruga, al serpente e tutto quello che si può trovare in natura, chi vive libero. Il nostro lavoro consiste praticamente nel dare una possibilità in più a questi animali che si trovano in difficoltà e che vengono ritrovati magari dal cittadino e che vengono raccolti e a questo punto portati in questo centro, in questo ospedale, dove ricevono tutte le cure necessarie per poter essere reintrodotti in natura e poter fare la loro vita. La struttura è ovviamente molto complicata da gestire e ci sono tantissime cose da fare, pensate solamente che nel periodo riproduttivo, quindi primavera e estate, noi abbiamo a che fare con tantissimi animali, tantissimi piccoli, che hanno bisogno di mangiare ogni 2 ore, quindi contemporaneamente arriviamo ad avere circa 700 piccoli che devono essere nutriti ogni 2 ore. Quindi pensate il lavoro che si svolge qua e che non sarebbe possibile se non ci fossero i volontari che ci danno una mano e ci aiutano. Oltre a tutto questo che riguarda la cura degli animali, chiaramente noi offriamo al pubblico, al cittadino, tutta un'altra serie di servizi che possono andare dal cosa fare quando ho tanti piccioni che mi stazionano nel terrazzo, oppure cosa fare se il mio gabbiano reale mi ha nidificato nel terrazzo e mi crea qualche problema. Quindi diciamo che tutto quello che riguarda la fauna selvatica è di nostra competenza e possiamo comunque aiutare a risolvere nel migliore dei modi per una convivenza sostenibile sia per gli animali e sia per le persone. Quindi diciamo che noi ovviamente diamo una mano per cercare di convivere con questi animali qui in città. Il problema col comune? In questo momento ci troviamo un po' in difficoltà economicamente, perché noi abbiamo una convenzione con il comune che ci offre sia i locali dove siamo e sia ci offre le spese, insomma il contributo per pagare le spese alle cure e alle utenze del centro. E purtroppo nel 2013, con tutti i problemi che sappiamo bene insomma, nel comune di Roma e non solo, non riusciamo ad avere il contributo. Abbiamo avuto la promessa dal comune, dall'assessore Marino, che ci ha detto che comunque cercherà di risolvere la situazione e comunque ha intenzione di proseguire con noi il cammino anche nel 2014. Noi ci auguriamo che tutto questo sia possibile, anche perché insomma, noi siamo un po' un'istituzione qui a Roma, siamo qui dal 97 e dal 97 svolgiamo questo lavoro e siamo veramente sempre presenti, 365 giorni all'anno. Voi ci trovate sempre qua, quindi rispondiamo al telefono, alle mail e siamo aperti al pubblico anche a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, quindi se ci volete venire a trovare, anzi, siamo felici.